Allora, iniziamo con questa mattina il nostro consueto corso di aggiornamento teologico che quest'anno ha come tema l'avverso e l'avversario, l'uomo innanzi al limite e all'esperienza del male. Quest'anno abbiamo scelto questo percorso interdisciplinare, dedicheremo queste due giornate alla riflessione biblico-sapienziale, poi ci sposteremo sul versante teologico con Don Daniele Moretto, mercoledì. Giovedì siamo in ambito psicologico, il fronteggiamento delle avversità, e poi venerdì una messa in discussione di una visione teologica sul male al mattino e una conferma della visione teologica tradizionale al pomeriggio con il nostro confratello Fra Paolo Carlin. Gli orari della giornata, grosso modo, li avete visti. Iniziamo 9:30, facciamo un'oretta di relazione, poi una mezz'ora di pausa. Dopo riprendiamo con alcune domande o ulteriori interventi per un 40-45 minuti. Per i frati, poi a mezzogiorno e mezzo c'è il pranzo, chi vuole alle 12:15 l'ora media in coro nel convento. E nel pomeriggio riprendiamo alle 3:30 con la seconda conferenza della giornata. Allora, do il benvenuto a Don Luca Mazzinghi, che è nato in una parrocchia di Cappuccini, quindi è legato un po' anche a noi, da papà livornese, quindi è legato a me come tradizione culturale. Don Luca Mazzinghi sarebbe da dire tantissime cose. Ieri sera ho detto: fammi provare a stampare il curriculum, poi alla decima pagina mi sono fermato e ho lasciato lì. Vi dico semplicemente che è attualmente parroco della parrocchia di San Romolo in Bivigliano, provincia di Firenze. Ha studiato al Pontificio Istituto Biblico e anche alle Cobibiche, se non sbaglio. Sì. È attualmente professore ordinario alla Pontificia Università Gregoriana, lo è già stato alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, dal 2010 presidente dell'Associazione Biblica Italiana, rieletto poi nel 2014. È direttore della prestigiosa collana Ricerche Storico-Bibliche e membro della redazione di Parole, Spirito e Vita. Ha scritto tantissimo, soprattutto in ambito sapienziale. Semplicemente ho preso i primi volumi che mi sono capitati in biblioteca, quindi non è che abbia scelto. Alcuni testi molto apprezzati anche dagli studenti. Ho cercato e ho esplorato studi su Coelet, appena fatto il corso su Coelet, il Pentateuco sapienziale edito da EDB, Proverbi, Giobbe, Coelet, Siracide e Sapienza, e poi un altro importante contributo sempre per gli studenti, Storia di Israele, dalle origini al pensiero romano e tanti tanti altri. Allora, ringrazio ancora Don Luca di aver accolto questo invito, ci guiderà in queste due giornate, a lui lascio la parola, dunque un'oretta di intervento e poi faremo la pausa. Grazie Don Luca. Bene, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. L'invito l'ho accettato benché fossi un po' incartato con gli impegni perché sono nato in parrocchia cappuccina, quindi non potevo dire di no ai frati. Sono cresciuto da ragazzo col padre Filippo da Tavola al Romito a Firenze, forse qualcuno dei più anziani l'avrà conosciuto, e la mia vocazione è cresciuta sulle panche della cappella di San Francesco alle Celle di Cortona. Il mio compagno di classe, di studi, Fra Daniele Bertaccini, che è stato a lungo guardiano delle celle, quindi per dire agganci cappuccini ne ho in abbondanza, ecco, almeno non mi sento fuori posto. Detto questo, mi è stato chiesto di parlare in questi quattro incontri tra oggi e domani del tema del male nella letteratura sapienziale.
e soprattutto vedremo Giobbe stamani, Coelet, Siracide e Sapienza. Il tema del male attraversa un po' tutta la Bibbia, evidentemente, ma emerge in maniera prepotente dopo un periodo storico preciso, quello dell'esilio a Babilonia. Il male c'è sempre stato, ma l'esilio provoca una domanda: ma è mai possibile soffrire così se Dio è buono, se Dio è giusto? Cosa abbiamo fatto di così terribilmente male per stare così male? E quindi il problema emerge come problema teologico, soprattutto dopo l'esilio. Un po' come in tempi recenti è stato l'evento della Shoah che ha rinnovato la domanda sul perché il male. Basta leggere il libro delle Lamentazioni per rendersi conto di quanto è stato forte l'impatto dell'esilio sul pensiero di Israele. E questo mette in crisi tutta un'impostazione tradizionale che fino all'esilio sembrava pacifica, in realtà anche dopo e forse ancora oggi, l'idea cioè che il male esiste come conseguenza del peccato dell'uomo. Questa è un'interpretazione classica che si trova un po' dovunque nella Bibbia e che sembra dar ragione del perché il male. Basterebbe prendere il libro dei Proverbi per rendersi conto di come è un po' lo sfondo di un'intera letteratura, almeno fino all'epoca dell'esilio. Se prendete il capitolo 11 dei Proverbi, che è proprio all'inizio della parte più antica del libro, trovate per esempio in Proverbi 11:21: certamente il malvagio non resterà impunito, ma la discendenza dei giusti sarà salva. Il malvagio viene sicuramente punito, i giusti certamente si salvano. E attenzione, non stiamo parlando di paradiso o di inferno, che sono fuori dall'orizzonte del libro dei Proverbi. Il versetto 31 è ancora più specifico, sempre Proverbi 11:31. Dice il testo: ecco, il giusto è ripagato sulla terra, tanto più l'empio è il peccatore. Sulla terra, quindi attenzione, non stiamo parlando di al di là, stiamo affermando che su questa terra il giusto viene premiato, l'empio viene punito. Questa è una convinzione corrente in tutta la Bibbia fino all'esilio e anche in realtà un po' oltre. Chi di voi ha in mente i Salmi? Cioè, chi di voi ha in mente i Salmi? Voi avete in mente i Salmi. Pensate per esempio al Salmo 37, la sorte del giusto e del malvagio, dove in maniera martellante si dice: i giusti non patiranno la fame, gli empi invece saranno sterminati. È una convinzione che percorre appunto l'intera scrittura. Dietro c'è anche una sistematizzazione teologica. Si pensi a Genesi 2:3. Oggi non è più come quando studiavo io ho fatto Genesi 2:3 nel 79 con Valerio Mannucci, qualcuno se lo ricorderà come nome, e lui cominciava dicendo: Genesi 2:3, testo iavista, dunque testo antico, poi c'è il testo sacerdotale di Genesi 1, che è più recente, in queste cose non crede più nessuno, questo tipo di lettura non si fa più, lo iavista è morto da circa 30 anni e nessuno magari se ne è anche accorto, però è stato già sepolto da un pezzo. E al di là di queste cose che ora non ci interessano, Genesi 2:3 è un testo in realtà abbastanza recente, forse si potrebbe collocare all'epoca di Giosia, ma è difficile dire, in ogni caso poco prima dell'esilio, qualcuno addirittura dice dopo, ma qui si entra in discussioni che non ci competono. Ma Genesi 2:3 in ogni caso cosa dice? Perché c'è il male? È chiaro, perché l'uomo e la donna hanno disubbidito a un comandamento divino: non mangiare il frutto dell'albero. L'hanno mangiato e dunque, come diceva Roberto Benigni, quella mela costava l'ira di Dio. Quindi è successo un putiferio. Qualcuno se lo ricorderà la scena. È molto semplice, ancora oggi la gente ragiona così: sto male perché ho peccato. E pensate, ancora al tempo di Gesù, pensate al cieco nato: Signore, chi ha peccato, lui o i suoi genitori,
perché sia nato cieco, Giovanni 9. E ancora si viaggia su questi binari, nonostante tutto. Quindi l'idea della retribuzione percorre tutta la Bibbia ed è dura a morire. E questa è sostanzialmente la risposta maggioritaria a livello di testi nella scrittura al problema del male. Ci sarebbe poi un'altra risposta che ora cito solo di passaggio, che entra solo in margine nella scrittura, la risposta apocalittica. Dopo l'esilio, tra il V e il IV secolo, nasce tutta una letteratura che nella Bibbia finisce solo in piccolissima parte, la maggior parte rimane fuori. Forse avete sentito nominare il libro di Enoch. Sicuramente sì, perché il libro di Enoch è citato almeno una volta nel Nuovo Testamento, nella lettera di Giuda, come dico agli studenti, Giuda quello buono, perché qualche studente dice come la lettera di Giuda, sì, ce n'era un altro, non quello che pensi tu, e la lettera di Giuda cita come scrittura ispirata addirittura il libro di Enoch, qualcuno se lo ricorderà, e forse qualche frate che è stato in Etiopia si ricorderà che la chiesa etiope usa il libro di Enoch come testo ispirato e lo legge nella liturgia, e quindi è un libro che ha avuto una sua importanza. La risposta al problema del male è ancora più semplice lì, e questa l'avete già sentita da qualche radio cattolica. Di chi è la colpa del male? È ovvio, è tutta del diavolo. E lì emerge per la prima volta la figura dell'angelo caduto, i vigilanti, il libro dei vigilanti, come risposta al problema del male. Dunque, per la tradizione classica, la colpa del male, il problema del male si risolve come conseguenza di un mio peccato. Nella tradizione enochica, apocalittica, è tutta colpa di un altro. Dio è innocente, l'uomo poverino è un posseduto, è tutta colpa di Satana. Eliminato Satana, eliminato il problema. Dio un giorno verrà con la scopa a pulire e a mandar via tutto il male che c'è nel mondo. È una risposta semplice in fondo, no? Molto semplice, che divide il mondo in bene e in male. Bene, nel mezzo c'è tutta un'altra tradizione che non accetta soluzioni così semplici, ovvero è tutta colpa dell'uomo oppure tutta colpa del diavolo, e mette in questione Dio stesso come causa e origine del male. Anche perché, se ci pensate un attimo, da un punto di vista strettamente teologico, se Dio è onnipotente è inutile dar la colpa al diavolo, perché in ogni caso tutto ritorna su Dio. E le soluzioni della serie Dio permette che il diavolo sono soluzioni teologicamente fragili, perché alla fine comunque è sempre Dio che opera, no? L'aveva ben chiaro Tommaso d'Aquino quando presenta il problema del male in maniera estremamente lucida. Pochi hanno letto Tommaso d'Aquino, perfino quelli che hanno fatto teologia, ma se qualcuno si è messo a leggerlo davvero, si è accorto che la Summa teologica inizia nella Questio Prima con una domanda semplicissima. Prima di scrivere 3.000 pagine di teologia, vale la pena di farlo? Si chiede Tommaso. Cioè, si può parlare di Dio? E la risposta di Tommaso è sì, si può parlare di Dio perché ne parla la Bibbia. E come ne parla la Bibbia? Ne parla in similitudini, cioè ne parla con linguaggio umano. E dunque è possibile parlare di Dio perché la Bibbia lo fa. Conveniens esse sacre scripture, divina subsimilitudine corporalium tradere. Questa è la frase esatta di Tommaso. Dunque si può parlare delle cose di Dio perché la scrittura ne parla subsimilitudine corporalium. Allora, parliamo di Dio. Primo problema, Questio Seconda della Summa Teologica. Andate a prenderla in biblioteca se per caso ne avete una buona edizione. E Tommaso inizia così. Si ergo Deus esset, nullum malum inveniretur. Invenitur autem malum immundo, ergo Deus non est. È lampante. Dunque, se Dio ci fosse, il male non esisterebbe. Ma il male esiste, dunque non esiste Dio. Questo è l'inizio della Questio Seconda di Tommaso, che molto lucidamente inizia il problema teologico col problema del male. Se c'è il male, non c'è Dio. Risolvete questa.
E non basta dire ci credo per fede, perché questo è un escamotage che non funziona, non è una risposta, è un eliminare il problema. Tommaso se la cava filosoficamente ricorrendo ad Agostino, definendo il male come privatio boni. Dunque non posso dire che malum est, perché il malum non è una cosa che esiste, è qualcosa che non c'è. E in quanto non c'è, non posso dire che c'è. È un discorso sottile, se ci pensate bene. Però se la cava dicendo il male è il bene che non c'è, no? Ma ora questo ci porta sul terreno della filosofia, un po' lontano dalla Bibbia, che non ha questo tipo di pensieri filosofici. Per la Bibbia, quando sto male, sto male. È inutile che tu mi dici che malum non est, perché è privatio boni. Sto male, quindi sono malato, prendete i salmi, quindi è inutile stare lì a dire, a tentare una discussione filosofica. Allora, vediamo come questo stesso problema è affrontato nella letteratura sapienziale, il problema di Dio di fronte al male, cominciando con stamattina con il libro di Giobbe, che è il primo a mettere in questione questo problema. Sapete già che il libro di Giobbe non ha come tema di per sé il dolore o il male, il problema è Dio, questo ormai lo hanno chiaro tutti i lettori di Giobbe, ed è passata l'idea che un tempo ancora circolava, grazie forse a letture patristiche da Girolamo in poi, che Giobbe è l'uomo paziente, l'alter Christus, che porta su di sé pazientemente la sofferenza, Giobbe del capitolo 1 e del capitolo 2, per intendersi. La mia mamma aveva ragione quando diceva con te ci vuole la pazienza di Giobbe, perché mi conosceva, ma conoscendo un po' meno il libro di Giobbe si potrebbe dire che non è quel tipo di pazienza che Giobbe aveva, e questo lo sappiamo tutti. Qual è il problema di fondo del libro? Il problema è come può esistere un Dio che permetta la mia sofferenza in questa situazione in cui io mi ritengo, se non innocente, quantomeno non meritevole di tanta sofferenza. Dietro al libro di Giobbe c'è un dibattito già molto vivo nel mondo antico. Questo è interessante. Noi a volte si legge la Bibbia così in maniera atemporale e fuori da ogni determinazione culturale, ma dietro al libro di Giobbe c'è la ripresa di un lungo dibattito dei saggi del tempo, prima quelli egiziani e poi quelli mesopotamici, che si interrogavano appunto sul problema del male in relazione alla divinità. Se qualcuno di voi ha mai avuto in mano il commentario di Giobbe del Ravasi, che è il primo commentario dell'allora giovane Ravasi, credo sia del 78 addirittura, Ravasi scrive una lunghissima introduzione a Giobbe, ma 150 pagine, è una cosa molto ampia, in cui colloca Giobbe nel contesto della letteratura mesopotamica ed egiziana antica, per far vedere che Giobbe non arriva come un meteorite così all'improvviso nel panorama della Bibbia. Raccoglie una lunga discussione che non posso qui fare perché andrebbe via la mattinata solo per quello. Chi volesse, anche nella mia introduzione ai sapienziali ne do una sintesi piuttosto ampia, ma giusto per capirsi, esistono opere del secondo e primo millennio avanti Cristo, quindi ben più antiche di Giobbe, sia dell'Egitto che della Mesopotamia, che presentano lo stesso problema. Un uomo giusto, onesto, che viene colpito da sofferenze terribili e che se la rifà con la divinità di turno, con diverse soluzioni. In qualche caso la soluzione è pessimistica, ovvero l'unica soluzione è uccidersi, perché il mondo è così brutto che non vale la pena di viverci. Quindi mi ammazzo, fine del discorso. Poi bisogna vedere se l'autore di quell'opera si è ammazzato davvero, probabilmente no, se no non l'avrebbe scritta, ma è comunque interessante questo ragionamento. In altri casi la soluzione è fideistica, prega
e il tuo Dio ti esaudirà. Come ora, no? La Madonna ti dice prega, tu preghi e tutto si risolve. Sì, qualche volta, ma qualche volta no. E quindi non basta dire prega, ma per qualche opera basta. Altri invece hanno soluzioni atee. Gli dèi sono cattivi, nemici dell'uomo, lasciali perdere, non vale la pena di credere negli dèi. Altre soluzioni del mondo antico sono ciniche. Il male esiste, quindi goditi la vita, perché tanto è l'eco di quello che dirà il mio concittadino Lorenzo il Magnifico nel 400, quando canterà quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, del diman non v'è certezza. Quindi tanto sta da morire, quindi c'è poco da discutere. Quelle soluzioni sono molto varie, ma tutte abbastanza superficiali, perché non affrontano il problema reale, cioè come può Dio esistere nonostante il male. Ci sono dei testi che sono di un'attualità sconcertante. Ho davanti un testo egiziano che si chiama Il dialogo di un disperato con se stesso, così è denominato dai moderni. È un papiro del 2000 avanti Cristo, quindi siamo 4000 e passa anni fa. Pensate cosa vuol dire questo, in Egitto, 4000 e passa anni fa. E quest'uomo parla con se stesso e dice: a chi parlerò oggi? I miei fratelli sono cattivi. Al giorno d'oggi gli amici non possono più essere amati. A chi parlerò oggi? I cuori degli uomini sono rapaci. Ognuno ruba i beni del suo compagno. A chi parlerò oggi? La gentilezza è morta, la violenza si abbatte su ciascuno. A chi parlerò oggi? Si è soddisfatti del male, il bene è calpestato. A chi parlerò oggi? Chi governa è un criminale, tu guarda. Il fratello insieme al quale si agiva è divenuto un nemico. A chi parlerò oggi? Il male colpisce la terra, non se ne vede la fine. Soluzione: mi ammazzo. Questo è un testo veramente di una grande modernità, no? Bene, Giobbe rifiuta tutte queste soluzioni, rifiuta il suicidio. Ricordate la moglie di Giobbe? Maledici Dio e ammazzati. E Giobbe le risponde: come parlerebbe una stolta, tu hai parlato. Capitolo 2. Giobbe rifiuta di abbandonarsi a un puro fideismo, fidati di Dio e tutto si sistemerà. Giobbe rifiuta anche di abbandonarsi a un edonismo sfrenato, goditi la vita perché tanto non c'è niente da fare. Giobbe rifiuta di dare la colpa a Dio, tu non puoi essere così. Quindi rifiuta tutte queste soluzioni che nel mondo antico in realtà esistono. Il problema viene posto in realtà non da Giobbe, ma come ben sapete dai suoi tre amici, che più volte, dal capitolo 4 fino al 27, espongono la loro visione delle cose. Ricordate, arrivano i tre amici teologi, Elifaz, il profeta, Bildad, l'uomo di legge, e Sofar, il saggio, che tutti e tre tentano di consolare Giobbe, e poi ci si accorge che in realtà non lo stanno affatto consolando. È interessante la lettura che di questi tre amici dà un commentatore al di sopra di ogni sospetto di non essere particolarmente ecclesiastico. Si tratta di Papa Gregorio Magno, che tutti conoscete di fama, e non sospetterete che Papa Gregorio Magno era poco cristiano. Gregorio Magno scrive un monumentale commentario a Giobbe, 40 volumi, che esiste in traduzione italiana di Città Nuova, sono qualche migliaio di pagine, potete trovarlo in biblioteca. È interessante la storia di questo commentario. Gregorio Magno era legato pontificio a Costantinopoli e ha di fronte una chiesa mondana e dedita alla politica, al lusso e fuori dal Vangelo, e scrive questo commentario che lo impegnerà 20 anni,
lo finirà quando è Papa. Ed è il commentario a Giobbe che dura fino a tutto il Medioevo compreso. Nel 1492, l'anno della scoperta dell'America, Girolamo Savonarola predica a Firenze un quaresimale su Giobbe, un capitolo al giorno, sono 42, usando il commento di Gregorio Magno e attualizzandolo nella Firenze del suo tempo, per dire quanto questo commentario avrà successo. E quando parla dei tre amici di Giobbe, scrive Papa Gregorio Magno: «Tali amici, quanto più si ritengono giusti ai propri occhi, tanto più divengono duri nei confronti del dolore altrui, non sanno trasferire in se stessi le sofferenze dell'altrui debolezza ed aver pietà dell'infermità del prossimo come se fosse la propria. Ma siccome hanno un alto concetto di se stessi, non sono affatto capaci di mettersi sul piano degli umili». Dunque rappresentano quel tipo di dottori della legge che, dicendo la verità, non hanno un minimo di carità. La Amoris Laetitia, leggetela, è l'accusa che fa il Papa ai moralisti del nostro tempo, esattamente le stesse parole che usa Gregorio Magno per i moralisti del suo tempo. La Chiesa non è cambiata. Dunque, di fronte al male, noi abbiamo ragione perché siamo i buoni, condanniamo te che sei un peccatore e non abbiamo alcuna pietà della tua debolezza, sono gli amici di Giobbe. E continua Papa Gregorio Magno, in maniera forse ancora più interessante, che essi rappresentano gli eretici, pensate voi, loro sono i difensori della fede, ma nel libro 23 Gregorio Magno scrive: «Inoltre i suoi amici che lo consolano, giungendo però a inveire contro di lui, rappresentano gli eretici, i quali hanno l'aria di consiglieri, ma compiono la parte dei seduttori, per cui, allorché rivolgono al beato Giobbe discorsi in difesa di Dio, da Dio vengono disapprovati. Tutti gli eretici, dum deum defendere nituntur, eum offendunt, mentre si sforzano di difendere Dio, lo offendono». Questo è Papa Gregorio Magno sui tre amici di Giobbe. È estremamente interessante perché Gregorio Magno coglie il punto. Gli amici hanno torto. Dio non ha bisogno di essere difeso da noi. Non ha bisogno di spiegazioni umane. Ed è quello che invece fanno gli amici. Fate attenzione perché nel nostro breviario, oltre a non farci leggere Giobbe, perché nell'ufficio di letture si butta via in neanche una settimana, tra parentesi, abbiate il coraggio ogni tanto di buttare via l'ufficio di letture ufficiale, di prendere un libro della Bibbia e leggerlo dall'inizio alla fine. Secondo il vecchio principio dei frati di una volta, officium pro officio valet, quindi nel più ci sta anche il meno. E così leggete una volta nella vita tutta la Bibbia per intero e non soltanto un pezzettino qua, un pezzettino là. Tra l'altro, come nel breviario, non fate mica differenza tra quel che dice Giobbe e quel che dicono gli amici, è tutto un minestrone, per cui alla fine non capisci chi ha ragione e chi ha torto. Nel libro di Giobbe gli amici hanno torto, tant'è vero che Dio alla fine interviene per dire: voi siete stupidi, non siete saggi come il mio servo Giobbe, Giobbe 42. E cosa dicono gli amici? Un esempio tra i tanti sul problema del male. Elifaz al capitolo 4. Elifaz, per rafforzare il suo discorso, dice che quello che io vi sto per dire, udite udite, l'ho saputo in visione. M'è apparso un essere celeste di notte, dice Elifaz. Negli incubi delle visioni notturne, quando il torpore grava sugli uomini, terrore mi prese spavento, che tutte le ossa mi fece tremare. Un vento mi passò sulla faccia, sulla pelle mi si drizzarono i peli, stava là uno, ma non ne riconobbi l'aspetto. Una figura era davanti ai miei occhi, poi una voce e un silenzio. Questo è interessante, Col de Mamà, è una ripresa di 1 Re 19, il silenzio di Elia, vi ricordate la voce del silenzio di Elia? Dunque Elifaz dice: quello che sto per dire me l'ha detto Dio in persona di notte.
che è un ottimo argomento ancora oggi, me l'ha detto la Madonna, se me l'ha detto la Madonna nessuno può discutere, no? Che poi nella Bibbia ci sia scritto diversamente, pazienza, perché queste cose io le so per rivelazione diretta da Dio. È interessante, quando verrete dalle mie parti, c'è accanto alla mia parrocchia vicino il santuario della Madonna del Sasso, forse qualcuno lo conosce, dove vive la comunità dei figli di Dio, quelli fondati da Don Barsotti a Firenze, qualcuno li conoscerà. E lì c'è una bellissima immagine della Madonna, che nel 600 fu murata viva perché era una Madonna protestante, perché questa Madonna, sull'altare, una grande statua, porge ai devoti il Vangelo aperto. E c'è la frase, leggete, prendete e leggete, no? E la Madonna dice, leggete la parola del mio figlio. L'unico mio messaggio è il Vangelo, non esisto altro che per quello. No? Apriti cielo, no? La Madonna che dice di leggere il Vangelo era eretica, la murarono e la scoprirono soltanto nei lavori negli anni 60 dopo il concilio, quando fecero l'adeguamento liturgico. Adesso la potete rivedere al posto d'onore, andateci perché è interessante. Ma Erifazzi dice no, Dio cosa mi ha detto? E guardate cosa gli ha detto Dio. Può essere l'uomo più retto di Dio o il mortale più puro del suo creatore? Ecco, dei suoi servi egli non si fida e nei suoi angeli trova difetti, quanto più in coloro che abitano case di fango, che nella polvere hanno il loro fondamento, come tarlo sono schiacciati, sono annientati fra il mattino e la sera, senza che nessuno ci badi, periscono per sempre. Dio non si fida degli angeli, figuriamoci se si fida degli uomini. E qual è la conseguenza del male? Capitolo 5, versetto 6, sempre Elifaz. Non esce dalla terra la sventura, non germoglia dalla terra il dolore, ma è l'uomo che genera pene, come le scintille volano in alto. A Dio io mi rivolgerei, a Lui esporrei la mia causa. Quindi l'unica causa del male sei tu. Tu sei un peccatore. Convertiti e tutto si sistemerà. È il discorso costante dei tre amici, che ritornano sempre sullo stesso punto. Dunque, Giobbe ha peccato, per questo Giobbe soffre. La soluzione al problema del male è dunque evidente. E anche quando interviene il quarto amico, Elifaz, l'amico che interviene dopo che i tre sono intervenuti, il discorso non cambia molto. Elifaz, guardate come ragiona, scusate Elifaz, Eliu, il quarto amico, abbiate pazienza, il quarto amico che interviene dopo che i tre hanno parlato, dice semplicemente a Giobbe questo, un attimo solo che trovo la citazione giusta, in questo io ti rispondo, dice Eliu a Giobbe, tu non hai ragione. È un buon argomento, no, questo? Ragioniamo io e te, allora io ho ragione, tu hai torto, adesso discutiamo. No? Se leggete il discorso di Eliu con Giobbe, comincia col dire parliamo insieme, adesso ti ascolterò, vorrei che tu mi insegnassi qualcosa, desidero darti ragione, e poi tutto a un tratto, al capitolo 34, inizia dicendo «Tu non hai ragione, lontano da Dio ogni iniquità, lontano dall'Onnipotente ogni ingiustizia. In verità Dio non è ingiusto e non sovverte il diritto». Dunque, ragioniamo pure, però sappi che Dio ha sempre ragione, dunque tu hai torto. Adesso ragioniamo. Beh, capite che in questo modo l'argomento è chiuso prima ancora di cominciare. Eliu apparentemente introduce una novità nel suo ragionare. C'è un'altra possibilità, dice Eliu al capitolo 36,
la possibilità che la sofferenza Dio te la mandi per renderti migliore. Dice Eliu, se tu ascolti e accetti la sofferenza, beh, allora apre i loro orecchi alla correzione, li esorta ad allontanarsi dal male, se si ascoltano e si sottomettono, termineranno i loro giorni nel benessere. Tradotto in italiano, Dio ti manda un tumore per vedere se diventi più bravo. Magari ti converti, perché la malattia ti aiuta. Sì, è vero, i cappuccini fanno spesso servizio di cappellano negli ospedali, ma voglio vedere con quale coraggio andate da un poveretto che ha appena scoperto di avere un tumore grave e digli: ma ringrazia Dio che te l'ha mandato, perché così ti santifichi. Se quello ti tira dietro la flebo con le ultime forze che gli rimangono, non fa altro che bene, perché non puoi dirgli così, anche se qualche volta è vero che la malattia migliora l'uomo e forse che Dio te la manda anche per quello, ma non ne puoi fare un assioma teologico come fa Eliu. Tant'è vero che Giobbe si ribella a questa prospettiva ed è interessante vedere con quali argomenti Giobbe si ribella, non con argomenti teologici. Questo colpisce nel libro di Giobbe. Ciò che Giobbe contrappone agli amici non è una prospettiva teologica diversa, è, come dice il capitolo 21 nel titolo che gli dà la Bibbia di Gerusalemme, la smentita dei fatti. Giobbe è un realista e dice: la vita dell'uomo insegna che questo sistema della retribuzione non può esistere. Leggete tutto il capitolo 21, che inizia con una domanda. Statemi attenti e resterete stupiti, resterete a bocca aperta. Mettetevi la mano sulla bocca, dice il testo, ma significa resterete a bocca aperta. Se io ci penso rimango turbato e la mia carne è presa da un brivido. Perché i malvagi continuano a vivere e invecchiando diventano più forti e più ricchi? La loro prole prospera insieme con loro, i loro rampolli crescono sotto i loro occhi, le loro case sono tranquille e senza timore, il bastone di Dio non pesa su di loro. E poi una bella immagine contadina: il loro toro monta sempre la mucca e non sbaglia un colpo. Dunque, hai un toro che produce sempre, il toro dei malvagi, la mucca partorisce senza abortire. Eppure dicevano: addio, allontanati da noi. Dunque, la domanda è semplice: perché i malvagi stanno bene? Non è vero che i malvagi vengono puniti. Questa è la realtà. In Italia governa Salvini, c'è poco da discutere, quindi che vi piaccia o no, i malvagi prosperano, quindi c'è poco da discutere. Tu puoi dire che i migranti si buttano in mare e la gente dice: bravo, bene, tutto bene, anzi, la prosperità aumenta. E Giobbe direbbe: e dov'è la giustizia di Dio? Non c'è la giustizia di Dio, perché se ci fosse annegherebbe loro. Questo vuol dire che su questa terra le cose non funzionano come dicono i tre amici teologi, non funzionano così. Non c'è una giustizia di Dio visibile. Dice il versetto 15: i malvagi affermano: chi è l'Onnipotente perché dobbiamo servirlo? E a che giova pregarlo? Essi hanno in mano il loro benessere e il consiglio degli empi è lontano da lui. Quante volte si spenge la lucerna dei malvagi e la sventura piomba su di loro e infligge loro castighi con ira? La risposta di Giobbe è: l'esperienza insegna che la giustizia di Dio su questa terra non è dimostrabile, perché non è vero che i giusti stanno bene e gli empi stanno male. È così, c'è poco da discutere, l'esperienza è questa. E al capitolo 24 è ancora più forte, sentite il versetto 12. Dalla città si alza il gemito dei moribondi, l'anima dei feriti grida aiuto, ma Dio non ascolta le loro suppliche. Giobbe è radicale. La teologia dei tre amici si scontra con la realtà dei fatti. Dunque,
Questo è interessante perché se avete letto la Amoris Laetitia, ma prima ancora la Evangelii Gaudium, vi ricorderete che il principio che sta dietro è la realtà è superiore all'idea. Dunque, i fatti contano più delle teorie, e voglia te di elaborare tutte le tue teologie. Se i fatti sono fatti, quelli contano per le persone, perché la gente quella situazione vive. Hai voglia di fare teorie. Le teorie sono alla fine ideologiche, come sempre. E al capitolo 9 Giobbe va ancora più a fondo. Giobbe non ha una logica come la vorremmo noi, va letto un po' a ondate, va letto, poi riletto e poi ritornato sopra dopo averlo letto un paio di volte. Qui aveva ragione Kierkegaard quando per la prima volta legge Giobbe nel 1832 e lo scopre e poi lo riscopre e scrive quel libro che si chiama La ripetizione, la ripresa, in cui rilegge Giobbe alla luce delle sue esperienze di sofferenza. Ricorderete, Kierkegaard è stato lasciato dalla fidanzata Regina Olsen, è morto il vescovo Münster, che per Kierkegaard era un mascalzone. Kierkegaard è entrato in crisi, torna a Berlino a ascoltare Hegel, rimane sconvolto negativamente dalla filosofia hegeliana, la abbandona, e Giobbe diventa la sua ancora di salvezza insieme all'altro testo, Genesi 21, il sacrificio di Isacco, da cui poi nasce quell'altro splendido libro, Timore e Tremore, no? Che sono i due cardini della conversione kierkegaardiana. Rileggete Giobbe, dice Kierkegaard, dopo aver vissuto la vostra vita, ritornateci e scoprirete che aveva ragione. Al capitolo 9, Giobbe va ancora più a fondo, dicevo, dice... Con questo Dio, attenzione, non con Dio in generale, ma col Dio dei tre amici, cioè quel Dio che voi difendete, è inutile discutere. È un Dio che mi schiaccia senza ragione, dice il capitolo 9, ma al versetto 22 ancora più forte. Per questo io affermo che è la medesima cosa. Dio fa perire l'innocente e il colpevole. Se un flagello uccide all'improvviso, del dolore degli innocenti, Dio si mette a ridere. Questo passo è così duro che i padri della Chiesa tentavano di farlo attribuire a Satana. Come può dire? La cosa singolare è che alla fine Dio interviene per dire che Giobbe aveva ragione. Guardate bene. Non dimenticate la fine del libro. Dunque Dio ride del dolore degli innocenti. Se vi capita, trovate un libro in biblioteca di una ebrea sopravvissuta a Auschwitz per essere pignoli a Birkenau, che si chiamava Edith Bruck, si intitola Lettere alla madre. La madre è morta a Birkenau. Edith da bambina viene deportata a Birkenau con la madre e la sorella, e il dottor Mengele, vi ricordate quello che faceva gli esperimenti sadici sui prigionieri ebrei, seleziona la madre e la sorella di Edith per vivisezionarle nelle sue pazzie sadiche, e fa la selezione, col dito indica la madre di Edith, tu, la sorella, e le porta via. Edith viene scartata perché è troppo piccola e sopravvive. E Edith scrive: in quel preciso momento ho perso ogni fede in qualunque Dio, perché se Dio esistesse, altro non sarebbe che il dottor Mengele del cielo. Questo è Giobbe, eh? Quindi Dio non può esistere, meglio per lui che non esista, perché se esistesse sarebbe la causa di questi orrori. Questo è Giobbe, eh? Tenete presente che non si può parlare del male se prima non si è affrontato questi problemi, altrimenti continuiamo a girarci intorno e a fare come i tre amici che dicono: Dio ha ragione, tu hai torto, convertiti e tutto si sistema. E Giobbe direbbe: guarda, la realtà è ben altra. E non conosceva la Shoah, non conosceva gli orrori del secolo XX, per non dire del nostro. Come risolve il problema Giobbe, o meglio l'autore di Giobbe? Questo è interessante, perché a questo punto uno si aspetta una qualche risposta. Intanto nel libro c'è qualche accenno qua e là
a una possibile speranza. Giobbe almeno tre volte, al capitolo 14, al 16, al 19, immagina che possa esistere un Dio diverso che in qualche maniera possa dare risposta a questo problema. Una prima risposta al capitolo 16 è interessante, versetto 18 e seguenti. Giobbe scrive: «O terra, non coprire il mio sangue, non lasciare che il mio grido non trovi spazio, ma ecco, il mio testimone ora è nei cieli. È là in alto chi può testimoniare in suo favore. Sia lui il mio avvocato, il mio amico davanti a Dio, mentre davanti a lui lacrima il mio occhio, perché faccia da arbitro tra Dio e un mortale, come fa un uomo come un altro uomo, perché passano i miei pochi anni e io me ne vado per una via senza ritorno». Questo è un testo interessantissimo, una sorta di flash che Giobbe ha senza darsi risposta. Ci deve essere, dice Giobbe, in cielo qualcuno che fa da arbitro tra me e Dio. Giobbe si accorge che Dio è troppo distante, troppo lontano, troppo inaccessibile. È necessario che ci sia qualcuno che faccia da arbitro, da mediatore, da testimone, da difensore tra me e Dio, che mi metta in contatto con Lui. Cosa vorrà dire questo testo? Letto in chiave neotestamentaria, beh, qualcosa vuol dire. Mediatore, arbitro in greco, diventa mesites. Mesites, vi ricordate, è il titolo che viene dato a Cristo nella lettera a Tito, mediatore tra Dio e gli uomini. Dunque Giobbe comincia a intuire che non è possibile mettere insieme Dio e l'uomo a meno che non ci sia una figura intermedia che stia tra i due. Questo è il perno per una possibile lettura cristiana del libro, ovvero manca qualcosa, manca qualcuno, in altre parole, no? Manca l'unione tra due mondi così infinitamente lontani. Ma questo è solo un flash che poi non ha seguito nel libro, no? Un altro testo in cui Giobbe fa trasparire una speranza è un testo che spesso viene travisato e che ancora i frati pigri, ma anche i preti pigri, continuano a usare nei funerali solo perché è la prima lettura che trovano quando aprono il lezionario. Non, solo per quello, perché è la prima che trovi, quindi fai quella. Giobbe 19, che non c'entra niente con i funerali. È un testo che non parla di al di là, anzi Giobbe non crede nell'aldilà. E a quell'epoca gli ebrei non ci credevano, ma la liturgia legge quel testo sulla base della vecchia traduzione di Girolamo. I frati più anziani se lo dovrebbero ricordare in latino, se c'è ancora qualche frate. Io sono cresciuto col padre Silvano al Romito, cappellano del padre Filippo, che era già anziano allora, sto parlando degli anni 70, e lui imperterrito continuava la messa in latino, almeno le parti da sole le diceva in latino, perché non si era mai convertito al concilio. Ero l'unico chierichetto che lui sopportava, perché orecchiavo qualcosa di latino. Allora lui iniziava: introiba ad altare in dea, dea un quidatifica più ventuta in me, aditore il mostro in nomine domine, eccetera. Me lo ricordo ancora. E il testo in latino, lo ricorderete, dice: «Scio enim, quia redemptor meus vivit, et in novissimo die de terra sur recturus sum, et rursus circumdabo pelle mea, et in carne mea videbo deum meum». Questo è un proclama di resurrezione. Ahimè, non è Giobbe, è la traduzione di Girolamo, che come sempre, quando non capisce un testo, tende a cristianizzarlo più o meno inconsciamente, ma questo è tipico della Vulgata e non è l'unico caso. Il testo di Giobbe è molto complesso, tra l'altro, più o meno dice questo: «Ma io so che il mio riscattatore, o il mio redentore, ma redentore è già troppo cristiano, il mio vendicatore, il mio riscattatore è vivo, e che ultimo si alzerà contro la polvere. Dopo che mi sarà strappata la pelle, dalla mia carne, io vedrò Dio. Io stesso lo contemplerò, i miei occhi lo vedranno, non come uno straniero». Dunque, qui non c'entra niente l'aldilà. Giobbe dice: prima di morire,
Io vedrò Dio, il mio vendicatore. La speranza di Giobbe è incontrarsi faccia a faccia con quel Dio con cui sta litigando, ma non dopo la morte, prima della morte. Tant'è vero che quello che accade alla fine del libro è che Dio si manifesta a Giobbe, ma non quando è morto, quando è vivo. Il libro ha un orizzonte molto terreno. Ed ecco la risposta che arriva alla fine del libro, una risposta che spiazza ogni lettore, perché uno si attenderebbe che Dio arriva e spiega a Giobbe perché c'è il male, spiega a Giobbe come mai lui soffre. Niente di tutto questo. Dal capitolo 38 in poi, tra l'altro è interessante, Eliu, il quarto amico, termina il suo discorso al capitolo 37 dicendo: Dio è onnipotente, noi non possiamo raggiungerlo, grande per la giustizia, egli non deve rispondere. E il capitolo 38 inizia: Dio rispose a Giobbe. È l'ironia del testo biblico, no? Il teologo dice: Dio non deve rispondere alle tue obiezioni. E Dio dice: togliti di torno, scende e comincia lui a parlare con Giobbe. E tutto il capitolo 38, 39, 40, 41 sono quattro capitoli, come sapete, molto sorprendenti, perché l'argomento che Dio usa è un argomento che non c'entra niente con quello che è stato detto finora, molto francescano tra l'altro. Dio dice a Giobbe: guarda la luna, le stelle, il cielo, l'acqua, la pioggia, il vento e poi gli animali, il leone, il bufalo, il cavallo, l'aquila, fino a finire con Leviatan e Behemoth, l'ippopotamo e il coccodrillo, anzi il coccodrillo e l'ippopotamo probabilmente. Guarda dunque gli animali, guarda il mondo creato. Chi ha fatto tutto questo? Pensi di saperlo? E Giobbe risponde: ho visto cose meravigliose, meraviglie più alte di me. Che è l'eco, se ci pensate, del Salmo 131. Io sono quieto e tranquillo, non vado in cerca di cose grandi, meraviglie più alte di me. Dunque, nonostante quello che pensano gli esegeti, la risposta di Dio è una vera risposta. Dio dice: guarda il mondo. E il mondo, se lo guardi bene, è un mondo bello dove agisce un Dio provvidente. Quindi la risposta di Dio non è teologica, è pratica. È un po', se ci pensate bene, la risposta di Francesco, altissimo, onnipotente, buon signore. Cioè, guarda il mondo con quegli occhi. È lo stesso mondo che vedono gli altri, Non è che Francesco ne vedeva un altro. Il sole, la luna e le stelle sono le stesse per tutti. Dipende con che occhi tu le guardi. Dunque, l'argomento di Dio è empirico, non è teologico. Guarda la realtà, guarda gli animali, anche quelli più strani e misteriosi, come il coccodrillo o il bufalo selvatico o il cavallo da battaglia, e scoprirai che noi abbiamo una logica perversa, quella del buono e del cattivo, del giusto e dell'ingiusto, utile e disutile. Fin da bambini si impara che il lupo è cattivo e l'agnello è buono, l'aquila è cattiva, il piccione è buono. Chi ha mai detto questo? Il piccione è buono da mangiare, casomai, ma forse non è così buono come vorremmo, no? Siamo noi che usiamo questa logica applicata alla creazione. Dunque, il discorso di Dio spiazza Giobbe e fa capire a Giobbe come esiste un altro approccio alla realtà che è diverso da quello dei tre amici. Buono e cattivo, giusto e ingiusto, il problema etico legato al problema teologico, per cui se tu stai male è perché hai peccato. Il mondo è più vasto, dice Dio a Giobbe, più bello di quanto tu non creda, più meraviglioso di quanto tu non possa pensare, e dunque devi passare dalla critica alla meraviglia. Questo è tipicamente sapienziale. Dunque la risposta è che non c'è una risposta come tu vorresti. Per avere un esempio filosofico, chi di voi ha studiato filosofia si ricorderà Aristotele, così più o meno, e si ricorderà l'inizio della metafisica di Aristotele, che è
l'inizio del pensiero occidentale per molti aspetti. Aristotele dice che la madre del sapere, vi ricordate cos'è? È la meraviglia. La meraviglia è la madre del sapere. Ma il saggio, o sophos udenta umazei tondo kunton paradoxon, il saggio non si meraviglia di ciò che sembra paradossale. Il saggio sa e passa dalla meraviglia al sapere. E dunque la filosofia è, come direbbe Aristotele, la conoscenza teoretica delle cause divine e umane degli esseri. Il saggio ha tutte le spiegazioni. Giobbe direbbe: il saggio è quello che non ha capito nulla. Dunque non Aristotele, ma Giobbe che rimane a bocca aperta e dice: oh, guarda questo mondo, non l'avevo capito. Ripeto, questo è molto francescano, se ci pensate bene. Questo vi conferma nella vostra vocazione sul Cantico delle Creature. Ma è un occhio diverso quello che Giobbe invita ad avere, che non è una risposta, perché il male resta, il male rimane, non è che sparisce, ma rimane in un'ottica più vasta in cui l'approccio non è più quello teoretico o teologico-teoretico, è quello della meraviglia che suscita il mondo che Giobbe ha davanti. Ci sarebbe anche qualcosa di più, poi smettiamo. Per esempio all'inizio del capitolo 40, quando Dio introduce queste due figure misteriose, Leviatan e Behemoth, Dio dice a Giobbe: vuoi giocare a fare Dio? Il tuo problema sono i malvagi che prosperano? Allora dice Dio a Giobbe: ornati pure di collera e di furore e fondi il fumo della tua ira, schiaccia i malvagi ovunque li trovi e io ti loderò perché hai trionfato con la tua destra. Dio dice: facciamo un'inversione di ruoli, una settimana da Dio, come quel film famoso, no? Ti metti al mio posto e vediamo cosa sei capace di fare. Il problema sono i malvagi? Ammazzali tutti. Il problema sono i migranti? Buttiamoli tutti in mare, tanto qual è il problema? Se muoiono, peggio per loro, no? Ormai la gente ragiona così. E Dio dice: vuoi giocare a questo gioco? Beh, vediamo se riesci a eliminare il male che c'è nel mondo. Allora io ti loderò perché hai trionfato con la tua destra. Ma non è questa la soluzione. Ed emergono queste due figure mitiche di Behemoth e Leviathan, che avranno una grande storia nella tradizione successiva. Pensate a Leviathan, si va da Thomas Hobbes, Leviathan è lo Stato, nel libro di Thomas Hobbes, fino a Melville, dove Leviathan diventa Moby Dick, la balena bianca del romanzo di Melville. C'è tutta una storia che ha dato sfogo a fantasie e riflessioni di filosofi e artisti. Queste due figure rappresentano nel libro di Giobbe, questa è un'interpretazione di Ricoeur, di Paul Ricoeur, ma la considero valida, rappresentano quello che rappresentano le tenebre in Genesi 1, ovvero il male non è spiegabile fino in fondo, rimane comunque un mistero, come le tenebre di Genesi 1. Pensateci, in Genesi 1 si dice che Dio fa la luce, ma non si dice che Dio fa le tenebre. Le tenebre preesistono. Genesi 1:1, 1:2 dice che in principio c'erano le tenebre che ricoprivano l'abisso e non si dice che Dio le abbia create. Rimane un mistero, no? Come scrive André Necker nell'Esilio della parola, questo filosofo ebreo contemporaneo, le tenebre sono lì a sonnecchiare in attesa che l'uomo si dimentichi di Dio. Quando l'uomo si dimentica di Dio, le tenebre ricoprono di nuovo la terra. Behemoth e Leviathan si mangiano tutto. Quindi il male rimane sullo sfondo, non spiegato fino in fondo, no? Il Nuovo Testamento direbbe il mistero dell'iniquità, no? Eppure, in una visione più positiva, emerge questo Dio che governa tutto in maniera provvidente. Ed ecco la risposta finale di Giobbe, e così finiamo anche noi. 42:1-6. Giobbe rispose al Signore: riconosco che tu puoi tutto e nessun progetto è irrealizzabile per te. Sì, chi è colui che oscura il mio piano ma senza intelligenza? È certo, ho parlato senza capire cose meravigliose che superano la mia comprensione. Dunque Giobbe riconosce
che ciò che Dio fa è una meraviglia al di là della mia comprensione. La risposta è che non c'è vera risposta da questo punto di vista. Questo non soddisfa il filosofo probabilmente, e neppure il teologo. Ma forse il credente dice, sì, si possono vedere le cose in un altro modo. E poi dice il versetto 5, avevo udito di te solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. E per questo detesto polvere e cenere, ma ne sono consolato. Questo è un versetto molto difficile, che andrebbe esaminato più a fondo. Ma al di là di questo, avevo udito di te solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. Cioè, quel che Giobbe è riuscito a fare è incontrarsi con Dio. Allora ecco la vera differenza che già metteva in luce Gregorio Magno. I tre amici teologi parlano tanto di Dio, ma non hanno capito nulla di lui. Giobbe parla con Dio, ci litiga e alla fine scopre che ne valeva la pena. Lo ha incontrato, i miei occhi ti vedono, e nell'incontro le domande vengono a cadere, perché con gli amici non si sta più a questionare spiegami perché. È un po' come quando in un matrimonio lui dice a lei o lei dice a lui chiariscimi questo, è l'inizio della separazione. Perché vuol dire che non mi fido, vuol dire che c'è una frattura che non è stata sanata, no? E allora vuoi le spiegazioni, o ti fidi o non ti fidi di una persona, o la ami o non la ami, e quando la ami non stai lì a questionare su ogni cosa che lui fa, chiedendo sempre la logica che c'è dietro. I miei occhi ora ti vedono. E poi conclude Giobbe, perciò detesto polvere e cenere, cioè la mia sofferenza continua a non accettarla, Giobbe è ancora malato, badate bene, ma ne sono consolato. Ovvero il libro di Giobbe non spiega perché c'è il dolore, ma come è possibile continuare a vivere e a credere nonostante il dolore, che è una cosa ben diversa. E la cosa poi che chiude il libro, che sorprende ancora, è che Dio condanna i tre amici teologi, ma assolve Giobbe dicendo che ha detto di me cose rette ed è il mio servo addirittura. Questa è la sorpresa finale che l'autore ci riserva. Bene, questo era il tentativo in un'ora di riuscire a dire qualcosa di sensato su Giobbe e il male, e ora per riaverci da questi problemi di Giobbe un po' di sani dolcini e di caffè e una pausa di mezz'ora, suppongo. Grazie.